Senta, voltando pagina e arrivando a temi più locali, protesta sabato scorso dei sindaci del Feltrino contro la soppressione del diretto Belluno-Padova con cambio a Montebelluna. Peraltro stavo dicendo ai nostri ascoltatori una protesta, insomma, un po' localizzata, se posso dire, almeno secondo le testimonianze dei nostri ospiti agli amministratori del Feltrino. Vuole commentare, possiamo dire una cosa su questa comunque partecipazione anche popolare che c'è stata? Guardi che hanno tutte le ragioni di preoccuparsi del fatto che magari ci siano modifiche, soprattutto la preoccupazione di essere territorio abbandonato. Però la verità non è così. Vogliamo investire sul treno delle Dolomiti, vogliamo investire sui servizi e per investire bisogna ordinare le macchine che ci daranno negli anni, perché non c'è un negozio dove si va a comprare le macchine. Ci vogliono anche i soldi, premettiamo questo. Però voglio dire che stiamo semplicemente facendo quello che è già stato fatto con la rottura di carico da Belluno a Venezia, che si fa la rottura di carico quindi si cambia a Conegliano. E per il Belluno Padova c'è questa rottura di carico Monte A Belluna Monte. che ci permette, secondo i tecnici, di avere due vantaggi. Vabbè, è la scelta del meno peggio, nel senso di non aver più quei ritardi chilometrici da 50, 60 fino a 90 minuti, 53% dei treni di quella tratta, perché sono obsoleti, perché la tratta è difficoltosa, eccetera, hanno ritardi. E quindi la rottura di carico Montebelluna per poi salire su un treno ovviamente che viaggia con tutt'altro stile, tutt'altra modalità, da Montebelluna a Padova, ma penso anche che a quel punto i bellunesi avranno anche l'opportunità con la rottura di carico Montebelluna di avere un nuovo collegamento che sarà il Monte Belluna Treviso. E io non ho la bacchetta magica, penso che questo sia una prima azione per fare in modo che i pendolari non abbiano ritardi. Quando l'abbiamo fatto, mi dicono i tecnici, perché io non c'ero, è stato fatto da Belluno a Venezia con la rottura di carico a Conegliano, i risultati si sono visti, tanto è vero che funziona così. E io spero che i cittadini capiscano che stiamo tentando di tamponare in tutte le maniere e fare in modo che il sistema funzioni. Questo è quello che abbiamo ereditato tutti dalla storia, per cui in attesa degli investimenti di treni nuovi questa è la soluzione. Benissimo.